Il cuore buono è sempre forte. Egli soffre, ma cela le sue lacrime e si consola sacrificandosi per il prossimo e per Dio. Carissimi fratelli, pace e bene a tutti voi. E chiediamo in questa giornata, sabato, l'intercessione di Maria Santissima. Sappiamo bene come il sabato è il giorno dedicato e consacrato alla Madonna, perché ci aiuta a vivere bene la domenica, no? Il sabato lo viviamo uniti alla Madonna nell'attesa e nella speranza della risurrezione, ricordando il sabato santo, quando la Madonna è rimasta veglia, è rimasta sveglia, è rimasta forte, è rimasta intrepida presso il sepolcro nell'attesa della risurrezione. E in questa chiesa, come abbiamo detto già altri giorni fa, in questa chiesa Padre Pio ha imparato ad amare la Madonna, ha imparato a invocarla con questo titolo, Madonna della Libera, come abbiamo già detto, la chiamava la Madonnella Nostra. Da bambino, fin da bambino, Padre Pio ha amato la Madonna della Libera. E in questa chiesa sono avvenuti anche tanti fenomeni importanti legati alla Madonna. Quando Padre Pio celebrava la messa qui in questa chiesa, lui avvertiva forte la presenza di Maria Santissima, avvertiva forte la presenza della Madonna che celebrava quasi celebrava insieme a lui l'Eucarestia. La Madonna assisteva Padre Pio nella sua Santa Messa. Questo avviene sempre. Sempre dobbiamo avere questa convinzione che accanto ad ogni altare, quando si celebra la messa, c'è la presenza della Madonna. Perché? Perché sappiamo bene, quando celebriamo l'Eucarestia, quando celebriamo la messa, riviviamo tutta la passione di Gesù, riviviamo il Calvario, riviviamo il dramma della crocifissione. Bene, sotto la croce, sotto ogni croce, c'è la presenza di Maria, l'addolorata. E sotto ogni altare, accanto ad ogni altare, quando si celebra la messa, c'è la presenza di Maria, che adora, che veglia, che celebra insieme a noi l'Eucarestia. E come il Signore, quel Venerdì Santo, dall'alto della croce, ci dona e ci affida la Madonna, così ogni qualvolta celebriamo l'Eucarestia dobbiamo sentire anche questo dono, il dono di Maria, il dono della Madre. E Padre Pio questo lo sapeva bene. In una sua lettera scritta qui da Pietrelcina al suo direttore spirituale dice proprio così: mi sento stretto e legato al Figlio per mezzo di questa Madre, stretto e legato a Gesù per mezzo di Maria. Maria era la catena, possiamo dire, era la catena che teneva legato Padre Pio al Signore Gesù. E in un'altra sua lettera all'inizio del mese di maggio, Padre Pio scrive al suo padre spirituale dicendo proprio che la Madonna, Maria Santissima, lo accompagnava tutti i giorni dalla sacrestia all'altare. Su questo altare qui, così benedetto, così santo, su questo altare la Madonna accompagnava Padre Pio per celebrare l'Eucarestia. Padre Pio scrive proprio questo, dice: sembra che la Madonna non abbia nient'altro da pensare se non a me, che sono una povera creatura. Io resto confuso, dice Padre Pio, con quanta tenerezza ella ogni giorno mi accompagna all'altare. Che bello! Immaginate proprio la scena, la Madonna che dalla sacrestia, ecco, cura la spiritualità di Padre Pio, cura la preparazione di Padre Pio alla messa e poi lo accompagna alla celebrazione eucaristica e assiste alla sua messa. Ma certamente Padre Pio era convinto spiritualmente di questa presenza mariana, di questa presenza materna, ma lui la vedeva proprio la Madonna. Mi piace dire ai fedeli, ai pellegrini, quando vengono qui, anche ai parrocchiani, che questo altare è come la grotta di Lourdes, è come la cappellina di Fatima, no? Che hanno visto la presenza della Madonna. Anche su questo altare la Madonna realmente si è fatta vedere a Padre Pio, la Madonna realmente si è mostrata presente a questo suo figlio prediletto, San Pio da Pietrelcina. E allora, fratelli miei, viviamo anche noi questa Quaresima, ogni messa che celebriamo, ogni situazione della nostra vita, viviamola uniti alla Madonna.
Questo è il segreto della nostra santificazione, questo è il segreto che ci aiuta a vivere bene la nostra vita spirituale, essere uniti alla Madonna. Ricordiamoci in questa giornata questa frase di Padre Pio: mi sento stretto e legato al Figlio per mezzo della sua Madre. Che la Madonna in questa giornata, ma sempre, ci tenga uniti al suo Figlio Gesù. A tutti voi una buona e santa giornata.